Dal libro dei Proverbi, elogio della donna forte. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore, in lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Ella è simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste. Si alza quando ancora è notte e prepara il cibo alla sua famiglia e dà ordine alle sue domestiche. Pensa ad un campo e lo compra e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge con energia i fianchi e spiega la forza delle sue braccia. È soddisfatta perché il suo traffico va bene. Neppure di notte si spegne la sua lucerna. Stende la sua mano alla conocchia e gira il fuso con le dita. Apre le sue mani al misero, stende la mano al povero. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste. Si fa delle coperte di lino e di porpora con le sue vesti. Suo marito è stimato alle porte della città, dove siede con gli anziani del paese. Confeziona tale di lino e le vende e fornisce cinture al mercante. Forza e decoro sono il suo vestito e se la rida dell'avvenire. Apre la bocca con saggezza e dalla sua lingua c'è dottrina di bontà. Sorveglia l'andamento della casa. Il pane che mangia non è frutto di pochizia. I suoi figli sorgono a proclamarla beata e suo marito a farle l'elogio. Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti, ma tu le hai superate tutte. Fallace è la grazia e vana la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Datele del frutto dalle sue mani e le sue stesse opere le lodino alle porte della città. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.